fare i conti con l'ambiente qui a Ravenna con Paolo Gazzola, assessore alla difesa del suolo, della costa, protezione civile e politiche ambientali e della montagna della regione Emilia-Romagna. Oggi la discussione su un progetto, su un protocollo anzi, Sinatra. Ecco, vogliamo parlare un po' di questo protocollo, di questa realtà, magari dando anche qualche particolare, qualche dettaglio. Sì, è un protocollo frutto della volontà di integrazione fra più realtà, il comune in primis, ovviamente con ARPA e azienda sanitaria e provincia, che secondo me è estremamente interessante e importante, perché dentro al piano della prevenzione regionale costruisce elementi di indagine e di approfondimento sulla qualità dell'aria. E da questo punto di vista devo dire che Ravenna è un territorio che vuole davvero fare i conti, vuole fare i conti con l'ambiente e capisce molto bene che oggi la sfida vera, cioè l'obiettivo sfidante è ambiente nella sua correlazione con gli elementi di salute. E questo oggettivamente io credo anche per la regione Emilia-Romagna sia l'aspetto più sfidante e strategico, perché sull'ambiente noi abbiamo le più grandi opportunità di crescita, di sviluppo, di qualità delle nostre comunità, di qualità ovviamente anche di salute, e dall'altra parte abbiamo anche concentrati i più grandi timori dei nostri cittadini, e abbiamo anche le competenze, le professionalità, la capacità di indagine, di monitoraggio su cui costruire anche gli elementi per fare delle buone scelte anche amministrative che davvero guardino al futuro delle nostre generazioni. Quindi credo che questa iniziativa, intanto, come ho detto oggi, è un'iniziativa che merita un grande applauso e un apprezzamento, e credo che costruisca anche quegli elementi di partecipazione necessari per poter affrontare anche sfide difficili, perché chiaramente non sappiamo tutto, abbiamo evidenze importanti, dobbiamo continuare a costruire informazione, conoscenza, competenza e sapere, perché solo così possiamo davvero guardare al futuro e a un futuro che guardi alla qualità della nostra vita attraverso appunto questa grande componente ambientale e di salute che ne può fare la differenza. Grazie a Paolo Gazzolo, Fare i conti con l'ambiente, Ravenna 2015.